ci vuole. Come dire, rappresenta una realtà che sono quasi tutti degli agricoltori, che sono stati da 2 mesi prima di noi sommersi, però mi piacerebbe che Gianni raccontasse l'esperienza di lotta, perché qua si sta parlando di un'esperienza di lotta di un comitato che a cavallo tra il passaggio tra il governo Berlusconi e il governo Monti è riuscito ad incunearsi attraverso una battaglia durissima, ottenendo. Allora, sì, io saluto a tutti. Io faccio sindacato agricolo e mi sono occupato dell'alluvione semplicemente perché la gente con cui lavoro e che rappresento aveva il fango nella terra, nelle case. Io vengo da una terra che sono 35 km di costa ionica lucana, incastrata fra la Calabria e la Puglia, più diciamo un pezzo della Puglia. In questi 35-40 km ci sono 5 foci di fiumi. Foci di fiumi che storicamente, che sono fiumi, non sono canali, sono fiumi. L'Agri, il Sinni, il Basento, il Cavone, il Bradano, sono i fiumi che hanno reso straordinaria quella terra. Da che mondo è mondo, quando i fiumi straripano, lasciano ricchezza, il limo produce fertilità. Intere civiltà si sono costruite su questo semplice evento naturale. Da che mondo è mondo, più orti, problemi e così via. Noi in quel territorio siamo stati drammaticamente, noi in quel territorio siamo stati colpiti fra il 1° e il 2 marzo da un'alluvione terribile. Un'alluvione, per capirci, vi do due numeri, che è stata quantizzata nell'ultima, proprio non più di 10-15 giorni fa, la certificazione dei danni ci dice 300 milioni e 20 mila euro per la parte lucana, oltre 168 milioni di euro per la parte pugliese, di danni ai privati, al territorio, infrastrutture e così via. Quindi una cosa di assoluta prima grandezza, che lo è, intanto immaginate per il nostro piccolo territorio cosa significa, ma già mezzo miliardo di danni avrebbe dovuto significare che le cronache nazionali se ne sarebbero dovute quantomeno occupare con qualche risalto, non è cosa di poco conto, no? Invece voi non ne sapete nulla, gli stessi, diciamo, che si occupano di queste cose non ne sanno nulla. Perché? Perché la vera alluvione noi l'abbiamo scoperto facilmente, il vero disastro naturale. Io quando parlo di alluvione non parlo di calamità naturali, non è una calamità naturale un'alluvione, ma il vero disastro era accaduto non il 1° e 2 marzo, ma 5 giorni prima, quando in realtà il Parlamento aveva votato con il decreto milleproroghe il 26 di febbraio del 2011 una modifica che aveva stravolto completamente una legge già inefficace e incapace di dare risposte, come richiamavi tu prima, cioè una legge che comunque già prima non dava risposte, ma l'aveva stravolta fino al punto che ci era stata imposta una modalità per cui da quel momento in poi, dal 26 febbraio, ogni volta che accadeva un'alluvione, un terremoto, secondo quella legge, ogni regione si doveva pagare i propri danni. E se non avesse avuto i soldi avrebbe potuto alzare le tasse ai propri cittadini, se non avesse, solo dopo aver fatto questo fino al livello massimo, naturalmente sempre in nome del federalismo fiscale, non devo dirvelo, è ovvio, no? Solo dopo aver fatto questo sarebbe stato possibile l'intervento statale. Questa era la logica. Che è chiaro, già dentro un quadro in cui le risposte normalmente non si davano, perché se lui è qui a ricordarci, diciamo, i problemi aperti, le ferite aperte dopo 18 anni, è evidente, no, che c'era già un problema prima. Questa era la pietra tombale dell'idea della solidarietà nazionale, di un'idea per cui
quando c'è un'alluvione, quando c'è un terremoto, quando c'è un evento di questo tipo, serve fare due cose immediatamente. Intanto intervenire con la solidarietà nazionale perché c'è un intervento da fare, e poi vedere come fare a riparare i danni e a mettere in sicurezza il territorio, le cose che diceva un po' prima lui. È normale che debba... Venendo meno quel principio, si scardinava completamente l'idea della solidarietà nazionale. Noi, dopo il primo mese in cui di grandi pacche sulla spalla, in cui tutta la classe politica dirigente, di tutti i colori politici, c'era la corsa a chi faceva prima, di tutti i colori, venivano a dirci: qui sarà fatto come in Veneto. E siccome in Veneto era accaduto che i veneti avevano preso sulla carta almeno 300.000 euro nel giro di 15 giorni, era stato solo assicurato, nulla, qui sarà fatto sicuramente come venivano grandi assicurazioni. Dopo un mese capimmo, guardandoci le carte ed entrando nel merito delle cose, noi che non ci eravamo mai occupati di tutto questo, che c'era una grande trappola, che nulla sarebbe stato come in Veneto e men che mai nulla sarebbe stato. Questo era il punto. Perché in realtà era partito un grande scontro fra il governo nazionale, tutto politico, le classi dirigenti regionali e così via, a chi rimaneva il cerino acceso in mano. Questa è la verità. A chi rimaneva, se toccava la prima mossa alla regione, se toccava la prima mossa al governo e così via. E quindi un grande problema. Di lì abbiamo assunto consapevolezza e il comitato, da essere un comitato di denuncia, ha capito subito che cosa dovevamo fare. Una lotta e un'avvertenza sul territorio, quella che lui dice rompete i coglioni. Noi l'abbiamo non solo teorizzato, ma ci siamo messi con ogni strumento possibile dentro un percorso che aveva questo obiettivo. Cosa abbiamo fatto? 4 scioperi della fame. Io personalmente ne ho fatto 2, uno dei quali è durato 15 giorni, voglio dire che già farlo per 15 è stata un'impresa per me drammatica, perché è stata durissima. Quando le cose le fai seriamente, le fai, quindi immagino che significa farlo per 30. 4 scioperi della fame fatto da diverse persone, innumerevoli blocchi stradali. Noi siamo pochi, ma abbiamo i trattori, e i trattori, quando li metti in moto e li metti in mezzo a una strada, diciamo, qualche problema te lo creano, mettiamola così. Innumerevoli blocchi stradali, rallentamenti del traffico, blitz di ogni tipo, ogni passaggio delle occupazioni della regione, occupazioni dei comuni, due manifestazioni alla banca. Cose anche un po' più creative. Un giorno siamo andati alla Banca d'Italia a Potenza e abbiamo murato la porta d'ingresso della Banca d'Italia con le angurie, che non si che sì, insomma, abbiamo lavorato molto, dice, abbiamo, non ricordiamo nemmeno più le cose che ci siamo potuti inventare. Sta di fa io non me le ricordo più, francamente non gli abbiamo lasciato tregua, questa è la logica, non abbiamo lasciato tregua. Ah sì, una delle ultime è stata questa, queste sono come vedete 50 euro, penultima, sì. Queste sono 50 euro, vedete che qui ci sono 4 facce, una è di Vendola, l'altra è di Berlusconi, una di Monti e l'altra di De Filippo, sono i due presidenti della regione Puglia e Basilicata, e l'altra sono i due presidenti del Consiglio con cui abbiamo, come vedete, non guardiamo in faccia nessuno, non è che, che sono messi qui, e qui c'è scritto garantiti per gli alluvionati di marzo, siccome continuano a promettere che c'erano grandi articoli sui, perché a ogni nostra azione rispondeva un'assicurazione che veniva tradotta sui giornali: ci sono i soldi per gli alluvionati, ci sono queste, naturalmente non c'era nulla. Un giorno ci siamo inventati con i giornalisti, al seguito è andata anche sui TG nazionali e così via, un gruppo di donne del comitato è andata a fare la spesa con questi soldi garantiti al supermercato, e con i carrelli ha riempito i carrelli e ha pagato con i soldi garantiti dai due presidenti delle regioni e dai due presidenti del consiglio.
Oh, ma ci credete che non li hanno voluti questi soldi? Non li hanno voluti. Oh, non li hanno voluti, non so, incredibile, noi eravamo convinti che li avrebbero presi, perché la parola dei presidenti, evidentemente, è la parola dei presidenti, non li hanno voluti. E anche, insomma, abbiamo, insomma, via. Sono state anche azioni di tensione molto, adesso noi la mettiamo così, ma è stata un'azione di lotta duro. Noi l'anniversario, Nicola, l'abbiamo passato, noi in realtà quando tu sei venuto non era l'anniversario, era il mese dopo l'anniversario, perché l'anniversario, fatto è stata un'operazione complicata quella di tenere una vertenza quando sei in pochi non perché non ci sia tanta gente coinvolta, ma perché i numeri ci dicono qui come altrove che quelli che hanno il fango dentro le case, le attività, sono sempre un piccolo numero rispetto, no, al territorio dentro qui. Quindi c'è un territorio certamente coinvolto tutto, ma i tuoi numeri, quelli degli alluvionati, sono una piccola cosa. Allora tu stai sempre lì, che naturalmente lui diceva non si usa più la parola compagni. Io la parola compagni la uso alla grande. Per me i compagni sono quelli con cui, che stanno dalla mia parte della barricata in un'azione di lotta e nella vertenza che io faccio. Ed è ovvio che la molla che ti fa stare da una parte della barricata è quella di un interesse concreto, non è solo, no, un'elaborazione ideale o ideologica, per cui sei colpito di un interesse, ti muovi. Ed è chiaro che chi è colpito, lì ci saremo 40, 50 mila abitanti, ci sono 300 famiglie direttamente coinvolte, 400 famiglie a fronte quindi di un territorio ampio. La politica tende immediatamente a dire, dentro il divide et impera, c'è anche la logica di dire siete una piccola cosa che divido anche facilmente, un po' una pacca sulla spalla, un po' una cosa così, un po' cosa, poi dopodiché siccome la politica capisce solo un linguaggio che è quello dei rapporti di forza, tu non ti trovi più la forza, puoi avere mille ragioni alle tue spalle, tecniche, politiche, istituzionali, ideali, di contenuto, però sei inerme di fronte, diciamo, al quadro che hai. Quindi il problema di condurre un'avvertenza per noi è sempre stata quella di capire con le forze che hai a disposizione cosa ti inventi per pesare nel rapporto con la politica. Naturalmente uno dei problemi con cui abbiamo dovuto fare i conti è quello anche del continuo tentativo di dividere i cittadini. Il continuo tentativo di dividere che viene dalla politica, ma è che spesso agito localmente da divisioni che non hanno chiaramente una connotazione. Allora, per capirci, il primo marzo, che era il giorno dell'alluvione, qualcuno ha provato a prendersi la nostra piazza, una organizzazione sindacale storica che pensa di risolvere tutto sempre, come dire, nel rapporto col potere, ci penso io, e ha, diciamo, occupato il confine, ha prenotato il confine tra la Puglia e la Basilicata indicendo una manifestazione. Alla manifestazione della grande organizzazione c'erano 10 persone, noi abbiamo occupato la regione Basilicata, siamo andati lì, abbiamo occupato l'assessorato all'agricoltura e siamo tornati con 1 milione di euro per gli agricoltori maggiormente colpiti di quel territorio. E quindi, diciamo, un percorso che pur in mezzo a mille difficoltà è un percorso e, ripeto, un'azione di lotta. Basta? Non basta. Noi oggi a che punto siamo? Arrivo velocemente, provo ad arrivare al punto. Siamo al punto che la nostra iniziativa Se in Puglia e in Basilicata ha ottenuto la dichiarazione di stato d'emergenza. Voi non l'avete avuto, noi l'abbiamo avuto il giorno che eravamo pronti ad invadere i binari della stazione della linea ferroviaria Reggio Calabria-Milano. Quindi, insomma, eravamo lì pronti a partire, il governo, guarda caso, proprio quel giorno ha fatto la dichiarazione di stato d'emergenza. Ve lo dico semplicemente non perché dico che dovete fare l'occupazione delle ferrovie, ma per tornare dentro il ragionamento che è evidente i diritti non sono regalati e non sono dati in assoluto, vanno anche rivendicati e conquistati se vogliamo portare a casa dei risultati.
Abbiamo ottenuto la dichiarazione di stato d'emergenza, abbiamo ottenuto questa parolaccia, le due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, dotate di 14 milioni e mezzo di euro in Basilicata che si stanno incominciando a spendere in queste settimane, di 4 milioni e 600 mila euro in Puglia che si stanno spendendo, un primo fondo per primi interventi per le famiglie, i privati e così via, piccole cose ma cose importanti, per cui c'è un tavolo e c'è un percorso. Basta tutto questo? Tutto questo non basta a fronte dei danni che vi dicevo, 300 milioni di euro, 168 milioni di euro. Noi dobbiamo avere una consapevolezza che non possiamo noi stessi andare, dobbiamo fare tutti un salto di qualità. Perché evidentemente non è un caso se di fronte a quella cosa semplice che diceva lui prima, cioè legge quadro, che dà delle risposte uguali per tutti, noi invece ogni volta siamo costretti col cappello in mano a rivendicare che si acceda il diritto della mia alluvione. La prima cosa che devi sconfiggere è il fatto che tu vieni cancellato addirittura, e poi ogni volta tutti devono conquistare le stesse cose, tutti le stesse cose portate da casa. Non è possibile una cosa. E non è possibile che non ci sia, e non è possibile che i gruppi dirigenti non assumano fino in fondo questa cosa. Quando dico classi dirigenti, dico le regioni, il governo nazionale, i parlamentari devono capire che c'è un punto di risposta che va dato su questo. Questa cosa noi non la conquistiamo con la somma delle battaglie che facciamo o delle sconfitte che accumuliamo nei singoli territori. Noi la possiamo conquistare se riusciamo nel paese a far valere l'idea che abbiamo bisogno esattamente di questo, e quindi che ci sia una grande questione da riaprire che riguarda il tema della prevenzione, il tema delle risposte quando ci sono le alluvioni, ma anche un'altra grande questione. Io su questo chiudo e dico anche un elemento molto concreto su cui stiamo lavorando, che è arrivato il tempo che anche noi però come cittadini dobbiamo fare la nostra parte. Noi proponiamo la nascita della rete di cui stiamo parlando e che ormai è cosa fatta, che è stata lanciata a Matera, riconfermata oggi, ora vi dirò l'appuntamento su cui stiamo lavorando. Per noi la rete è la rete dei diritti delle comunità dei fiumi. Qual è il punto? Il punto è che noi siamo noi stessi abituati a non considerare più che stiamo su dei fiumi. Noi stessi cancelliamo questo elemento che per millenni e per secoli ha fatto la storia delle nostre comunità. Una delle cose più grandi che noi abbiamo dovuto conquistare, perché da un anno e mezzo quasi siamo in mobilitazione, continuando a mobilitare, facendo proposte, due forum sulla messa in sicurezza e così via, perché c'è in quel territorio che vi ho descritto, che è stato negli ultimi 50 anni fatti di tante separatezze, divisioni, questo elemento e in questo è stato attivo e fondamentale il ruolo del Comitato, ha contribuito a ricostruire elementi di comunità in quel territorio. Vi racconto una cosa concreta. All'inizio le nostre assemblee erano fatte così, tutti gli agricoltori venivano e dicevano: io ho avuto i danni, mica tu hai avuto i danni. Ne avessi trovato uno che diceva: io ho avuto i danni, ma anche quell'altro, non tutti gli altri, ha avuto danni almeno come me. È il segno di una grande individualismo, ognuno si guarda i fatti suoi, è il punto della sconfitta da cui tu riparti. L'altro giorno noi abbiamo fatto una riunione di cui io stesso sono rimasto sconvolto, ve la dico così e vi consegno questo elemento di riflessione. Il milione di euro conquistato, c'era il problema di capire come si fa arrivare alle famiglie più bisognose. Siccome serve poi un meccanismo istituzionale che lo rende possibile, non basta declamare i principi quando scrivi la norma, riuniamo il comitato, soprattutto gli agricoltori, io gli spiego: guardate, abbiamo fatto tutto il possibile, ma noi il risultato con la norma lo cogliamo probabilmente all'80%, c'è un 20% che rimane fuori, risparmio perché? Rimane fuori, perché come la pigliamo e la giriamo, introduci quel criterio, ti scappa quell'altro, e così via, perché non si può fare una norma a tutti quelli che hanno i capelli così, devi fare una cosa, qualcuno ti scappa. Quindi che facciamo? Gli agricoltori hanno avanzato questa proposta. Facciamo così,
con atto sottoscritto che tutti quelli che prendiamo ci autotassiamo e costituiamo un fondo. Quelli che di noi dovessero rimanere fuori li recuperiamo con questo meccanismo di solidarietà. Io sono rimasto, vi confesso, commosso di fronte a una cosa di questo tipo, perché la metto così, perché se la lotta produce consapevolezza, è una lotta che vince, che può vincere, che può vincere, perché significa che tu dentro un percorso in cui sei entrato sconfitto, assumi anche l'orizzonte tuo, l'idea cioè che si può vincere insieme, perché entrando separato sei diviso, sicuramente perdente, puoi uscire insieme senza farti dividere. E l'idea, e quell'avvertenza ci parla di un processo di identità, perché abbiamo dovuto affrontare le divisioni fra i pugliesi e i lucani. Immaginate che significa. Perché all'inizio facciamo la riunione in Puglia? Perché le facciamo in Basilicata? E allora tu fai una volta qui, una volta lì. Perché le facciamo? Io non sono un agricoltore, sono un commerciante. Io non sono né un commerciante né un agricoltore, ho la casa. E così via. È chiaro che tutto questo è uguale sconfitta. Non è che tu che c'è molto da ragionarci intorno, no? Non è che c'è molto da ragionarci intorno. Oggi lì c'è un'esperienza che non voglio mitizzare, ma c'è un'esperienza vera, in cui, diciamo, c'è un processo di ricostruzione della comunità, resa possibile ancora una volta da quello stesso fiume. Adesso qui fatemi dire una cosa proprio, che nell'VIII secolo avanti Cristo ha permesso la comunità magno-greca, che ha saputo fondersi con gli enotri del territorio e diventare, lì c'era la scuola di Pitagora per capirci, e c'era la scuola delle fattorie magno-greche, che era un esempio straordinario di gestione del territorio. Non è quello, è piccola cosa oggi, ma è un passaggio importante. Io quando penso alla rete, penso a una rete di cose concrete, che ha l'obiettivo quindi di fare, di mettere all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale il tema della gestione dei fiumi, delle sue comunità, per quello che, richiamando la politica, le istituzioni, alle loro responsabilità, ma anche i cittadini, al rispetto dei doveri, cui dobbiamo tornare a pensare e a declinare se vogliamo avere un rapporto con il territorio che abbia un senso. Questa è la nostra esperienza. Grazie.